In un momento critico per i finanziamenti, la ricerca no profit operata dai privati rappresenta una risorsa strategica su cui puntare. Ne è convinto il presidente del centro di ricerca genetica Biogen Ortensio Zecchino, intervenuto alla conferenza di presentazione della terza edizione del meeting internazionale Due Culture, promosso dal centro e in programma Adriano Arpino, Avellino, dal 7 all'11 settembre. Biogen ne è un esempio e il meeting cerca di dare un contributo qualificato al dialogo tra due approcci alla conoscenza. Il meeting Le Due Culture va proprio nella direzione del superamento della separatezza tra le due prospettive che a Biogen convivono nei suoi programmi di ricerca e alta formazione. Ne è esempio l'analisi tossico-egemonica ambientale condotta sulla discarica di Savignano Irpino, con una metodica innovativa che si basa non già sulla tradizionale rilevazione delle quantità di sostanze inquinanti nei terreni, ma sulla valutazione concreta degli effetti all'esposizione agli agenti contaminanti da parte di organismi viventi come quelli murini, che provengono dallo stabulario Biogen, uno dei più grandi d'Europa. La sperimentazione sui topi e sugli zebrafish dirà dunque quali sono i rischi per l'uomo nel suo rapporto con l'ambiente. La scienza, insomma, non può essere più considerata un affare degli scienziati, è affare di tutti, e noi vogliamo dare questo contributo alla diffusione della cultura scientifica e alla saldatura, perché gli scienziati debbono capire che il loro sapere non può essere disgiunto dall'umanitas. E gli umanisti debbono abbandonare quell'antica superiorità che, insomma, in qualche modo la cultura idealistica del Novecento ha finito per fissare, questo considerare la scienza come un qualcosa di pratico, incapace di assumere, di assurgere alla vera dimensione della, come dire, della conoscenza alta. E quindi questo credo che è un contributo che noi confidiamo di dare con questa nostra iniziativa.